Salve, sono Raffaella Milandri, sono qui per la nuova puntata, la quinta puntata della serie Nativi Americani Ieri e Oggi, e in questa puntata parliamo di quello che è il discorso delle tribù, cioè quante sono le tribù, come sono composte le tribù. E è un discorso molto importante perché, come abbiamo già visto nella prima puntata, quando parlavamo di quanti sono i nativi americani oggi, i nativi americani, lo ribadiamo, non sono scomparsi, sono oltre 9 milioni e 700 mila negli Stati Uniti, quindi ci concentriamo sempre sugli Stati Uniti per questi dati, e effettivamente, insomma, quindi non ci sono assolutamente condizioni per dire che siano estinti. Mi raccomando, perché per tutti coloro che sono appassionati a questo popolo è importante avere anche una dimensione reale di chi sono, cosa fanno, quanti sono, ecco, e non perdersi, insomma, in un oblio di ecco, estinzione o comunque di dati fasulli. Hanno un bellissimo passato, dei bellissimi personaggi, da Toro Seduto a Geronimo e così via. Sono veramente, diciamo, stati un grande popolo, ma lo sono anche adesso, e quindi non sono, scomparsi. Quindi cerchiamo di occuparci anche di quello che fanno adesso. Oh, allora, iniziamo a parlare, di questo, insomma, quindi, quante e quali sono le tribù dei nativi americani negli Stati Uniti? E sono divise in tre tipologie. Io ho fatto un grande lavoro per un mio libro che è Nativi Americani, Guida alle tribù e alle riserve indiane negli Stati Uniti, dove effettivamente c'è tutto l'elenco per ogni stato, insieme ai nomi, insieme ai siti ufficiali e altri dati. Dunque, la prima tipologia è quella delle Federally Recognized Tribes, quindi sono le tribù riconosciute a livello federale, quindi riconosciute dal governo degli Stati Uniti. Hanno diritto ai finanziamenti e ai servizi erogati dal Bureau of Indian Affairs, quindi dall'Ufficio degli Affari Indiani, e a oggi sono 574, quindi pensate, è vero che ne sono scomparse nei secoli, ce ne sono diverse che sono assolutamente scomparse, ma ce ne sono oggi 574. Di norma hanno una propria riserva, quindi un territorio che, diciamo, deriva poi da quelli che sono stati gli accordi dei trattati nell'Ottocento. E praticamente questo territorio è in forma di trust land, quindi loro esercitano una propria sovranità ma come nazione dipendente, quindi soggetta alle leggi del governo centrale e anche a quelle del singolo stato dove si trovano e anche alle leggi poi del proprio governo tribale. E questo, da qui poi nascono molti problemi di cui non parleremo. Le terre fiduciarie, quindi le trust lands, sono aree per le quali gli Stati Uniti detengono titoli in trust, cioè quindi fiduciari, a beneficio di una tribù o di un singolo indiano americano nativo dell'Alaska, per cui sono attualmente 56 milioni di acri circa, quelli della terra delle riserve, che sono di proprietà indiana, però sono detenuti in trust per il popolo indiano dal governo federale degli Stati Uniti, quindi per qualsiasi decisione di utilizzo della terra o la vendita o il leasing o lo sviluppo commerciale ci vuole l'approvazione del segretario degli interni. Il numero ufficiale di riserve, invece, rispetto alle 574 tribù, è di 324, quindi inferiore, sia perché ci sono alcune riserve che sono condivise da più tribù, sia perché alcune non hanno alcun territorio. Quindi un'altra nota da fare è che la maggior parte dei territori si chiama riserva indiana, Indian Reservation,
in alcuni casi nation, come ad esempio la Cherokee Nation, la Crow Nation, insomma è stato cambiato in nazione. E, mentre invece ad esempio in New Mexico si chiamano Pueblo, in California si chiamano Rancheria, nelle Hawaii si chiamano Homeland, anche le Hawaii fanno parte insomma dei nativi, insomma, anche se hanno legislazioni diverse, e in Alaska si chiamano Native Villages. Quindi impariamo anche un po' a ragionare che nei territori, nei gruppi di nativi degli Stati Uniti ci sono anche l'Alaska e le Hawaii. Il totale delle riserve oggi ricopre circa il 2% del totale del territorio statunitense, e quindi ben poca cosa rispetto ai territori dei nativi americani che originariamente possedevano tutto. Allora, ci sono poi le State Recognized Tribes, dopo le Federally Recognized. Le state recognized sono riconosciute solo dal singolo stato in cui si trovano, ma non riconosciute dal governo centrale, quindi non hanno praticamente accesso quasi per nulla ai finanziamenti o ai servizi del Bureau of Indian Affairs del governo, salvo proprio una minimissima parte, e nella maggior parte dei casi non hanno alcun territorio. Quindi possono avere qualche limitato beneficio come il permesso di caccia, di pesca, e ce ne sono molte tribù che sono state riconosciute dal singolo Stato che hanno in corso il procedimento per essere riconosciute a livello federale. Infatti nel 2015 le tribù riconosciute dal governo erano 566, oggi sono 574, quindi 8 hanno raggiunto il loro obiettivo. Poi la terza tipologia di tribù è quella delle Unrecognized Tribes. Sono tribù che non sono riconosciute, quindi sono gruppi, bande, clan di persone che rivendicano da un punto di vista storico, genetico e culturale di essere tribù di nativi americani, ma non hanno ancora ottenuto nessun riconoscimento né dal governo, dai bianchi, diciamo, ma neanche da altre tribù che potrebbero perorare la loro causa. E molte hanno un processo legale in corso, hanno presentato una petizione, e altre hanno visto la loro richiesta rifiutata o decaduta. Se ricordate la quarta puntata, avevamo parlato della Termination Era, insomma un periodo in cui 192 tribù si sono perse tra scartoffie varie, e quindi alcune hanno fatto la richiesta una volta sola, mentre invece altre tribù continuano a invocare i loro diritti a distanza di anni. In quel periodo, sempre della Termination Era, ma anche in seguito, subito dopo, alcune petizioni e richieste formali spedite allo Stato di competenza o al governo, curiosamente hanno impiegato anni ad essere recepite, come ad esempio quella del Wutchonee Council, che è stata spedita nel 1988 ed è tornata indietro nel 1997, dopo 9 anni. Molte richieste quindi hanno aspettato per lunghissimi periodi, e nel frattempo i membri dei gruppi e delle tribù si sono dispersi, si sono separati, e si è reso impossibile fare nuovi tentativi. Quindi pensate, ad esempio, se noi oggi fossimo una tribù, noi guardiamo, seguiamo questo programma, ci interessiamo dei nativi americani, ci ritrovassimo fra 5 anni, per dire, insomma, sicuramente sarebbe difficile che ci ritrovassimo poi tutti insieme per firmare magari delle carte, questo così, come esempio, no? E quindi questa dispersione, insomma, è stata una fortuna per il governo degli Stati Uniti, sicuramente.
per il riconoscimento di un proprio territorio e quindi anche della propria identità dal governo degli Stati Uniti sono stati fondamentali appunto i trattati, come dicevamo prima, anche se erano spesso truffaldini, nel corso dell'Ottocento, e poi le diverse scelte politiche americane, e torniamo al discorso tipo ad esempio della Termination Era o Dewey's Act, altre cose di cui abbiamo parlato. E è evidente che le tribù riconosciute, di conseguenza quindi le riserve, siano in maggior parte nei territori dell'Ovest degli Stati Uniti, proprio perché per il Trail of Tears e il Louisiana Purchase, cioè quindi la cessione del territorio della Louisiana, insomma, che sono argomenti di cui magari parleremo in una puntata apposita. Un altro tipo di tribù sono le Historical Reservation. È una lista di riserve indiane storiche che sono decadute, quindi sono ex riserve che sono state disciolte, revocate, alcune si sono fuse con altre riserve o sono state riconosciute solamente dai governi statali. Infine c'è quella più interessante, diciamo, la serie di tribù, che è le Fraudulent Tribes, quindi sono le tribù fraudolente, che sono praticamente delle tribù che non sono state riconosciute né dallo Stato né dal governo. La Cherokee Nation, che è la tribù più importante da un punto di vista anche economico, insomma, quindi sia da un punto di vista anche numerico, ma anche da un punto di vista di potenza economica, ricordiamo che faceva parte delle Five Civilized Tribes, le cinque tribù civilizzate, quindi quelle che effettivamente erano state le prime a venire a contatto poi con i coloni europei, quindi sulla costa est. Hanno istituito nel 2007 una vera e propria task force per smascherare le fake tribù Cherokee, in particolare le false tribù. E, infatti, dice uno dei responsabili dei Cherokee, dice: ogni anno migliaia di persone scoprono di avere sangue nativo americano. A volte è vero, a volte no. E la tribù con cui le persone si associano più spesso è proprio quella dei Cherokee. C'è stato anche un famoso caso di una senatrice che aveva divulgato la falsa notizia di avere una parte di sangue Cherokee, perché è diventato quasi di moda, ma comunque anche di questo ne parleremo un'altra volta. Comunque, di solito questa dichiarazione di appartenenza così è innocua, ma a volte in realtà ci sono dei gruppi di persone che cercano di formare delle tribù per vendere l'appartenenza, per rivendicare dei diritti, per cercare dei fondi statali, federali, e quindi il nome del Cherokee è uno di quelli più usati in modo inappropriato. E Terry Rhodes, che fa parte di questa task force, ha detto che ci sono più di 200 false tribù Cherokee, pensate. Quindi una delle più grandi è la Lost Cherokee Nation of Arkansas and Missouri, e conta quasi 7.000 membri. Altri gruppi si sono formati nel tentativo di ottenere riconoscimento per poter aprire il casinò, Lady Nat, insomma, un diritto che hanno avuto negli anni 80, se non sbaglio, e cioè il permesso di aprire bingo e casinò per la sussistenza della tribù. Ma comunque i Cherokee non sono stati gli unici indiani a essere copiati, ci sono anche altre tribù che si occupano di gruppi fasulli, che sono tipo i Navajo e i Lakota. Pensate che gran movimento c'è dietro, quindi insomma quelli che cercano di truffare chi poi in fin dei conti è già stato truffato fin dall'inizio. E, dicevo, quindi sono riuscita a fare questo lavoro, cioè un elenco insieme, diciamo, a un
ovviamente altre formazioni delle tribù delle varie tipologie, quindi stato per stato, e sono molto fiera di questo, perché così, cioè, si può, ho potuto dare una panoramica vera, insomma, di quelle che sono le varie culture, i vari popoli, le tribù che sono sopravvissute al martirio della colonizzazione. E quindi alcune note, diciamo, da aggiungere in fase di chiusura sono queste, cioè, quindi alcune tribù sono ad esempio presenti in diversi stati, per esempio la Quechan Tribe è presente sia in Arizona che in California, perché la riserva occupa un'area fra i due stati, quindi insomma ci sono anche questa sorta di territori un po' particolari. E poi diciamo che molte tribù, un'altra cosa da dire è che molte tribù hanno costituito, quando si va a vedere, diciamo, proprio la composizione, diciamo, come è composta questa tribù, hanno costituito associazioni, corporazioni oppure forme costitutive anche commerciali, per avere una maggiore libertà di movimento, di autogestione rispetto a quello che è magari il consiglio tribale. E qui stiamo parlando ovviamente di tribù più piccole rispetto appunto ai Cherokee o comunque ai Crow, ai Navajo, eccetera. Però ecco, diciamo, è importante veramente prendere coscienza, insomma, di questa realtà delle tribù di nativi americani e di capire effettivamente, cioè sono tantissimi nomi che noi normalmente in Italia, ma negli Stati Uniti stessi magari non sono conosciuti, proprio perché ecco, sono veramente tanti, ma ci danno anche la dimensione di quanta sia stata la forza di sopravvivenza da un punto di vista di identità di queste comunità, di questi popoli che hanno dovuto, soprattutto a livello dopo le guerre, hanno dovuto a livello legislativo affrontare il caos e, diciamo, proprio il massimo, insomma, di problemi e di cambiamenti di direzione.